Bentornati di Vieni Divine sul mio canale. Oggi facciamo una stesa vortice sulla potentissima luna nuova in cancro del 6 di luglio. È vicinissima ed è la riscossa del femminile. Quando abbiamo avuto la luna piena in capricorno del 22 di giugno, abbiamo visto proprio la chiusura di determinate situazioni del passato oppure per qualcuno, diciamo, il karma che ritorna, il padre del karma, l'attivatore del karma, Saturno, che governa il Capricorno, ha portato la sfida laddove doveva essere ancora superata. Quindi adesso, proprio in concomitanza con questa sfida o con la chiusura di un ciclo, abbiamo detto che per molti c'è anche la chiusura di un ciclo, il raccogliere i frutti del proprio lavoro, ora si parla proprio del femminile riscattato. Il femminile comincia una fase di sei mesi, sapete che la luna nuova dura sei mesi, si completa sei mesi dopo con la luna piena nello stesso segno, e ci dice che questa fase verrà portata a compimento nei prossimi sei mesi. Quindi ecco, comincia la riscossa del femminile per quelle fiamme che si sono dovute allontanare dalla propria controparte, proprio perché, appunto, per affermare il proprio valore, perché non sono più in grado di scendere a compromessi, non ce la fanno più, non vogliono farcela più a scendere a compromessi, a contentarsi delle briciole, ricevere i rimasugli di una vita già creata con altre persone. E allora adesso il femminile si riscatta e vediamo che cosa accade in questa lettura di questa energia. Teniamo conto, ecco, una cosa importante che volevo dirvi è questa: siccome in concomitanza con eventi astrologici importanti come le lunazioni, come il passaggio di pianeti lenti in segni nuovi o delle varie configurazioni che sono potenti per la nostra vita, per il collettivo, per la vita individuale, ho pensato di abbinare anche alle letture astrologiche che faccio abitualmente, personali che di coppia, ho pensato che si possa perché ci sono tante persone che fanno letture astrologiche con me e chiaramente non possono essere fatte molto spesso, perché appunto il movimento dei pianeti lenti sono quelli che determinano i grandi cambiamenti. Ma quando ci sono queste lunazioni, queste configurazioni particolari che man mano vi dirò, ecco, ho pensato di fare delle letture, di proporre comunque di essere disponibile per una lettura più mirata proprio su quell'energia, quindi una lettura anche solo di 10 minuti, ma mirata sull'energia di cambiamento che queste configurazioni importanti creano. Chiaramente, per avere informazioni su questo, potete contattarmi sempre al numero WhatsApp mandandomi un messaggio. Possiamo concordare, perché capisco che sono cose importanti, sono momenti importanti, ma chi ha fatto magari una lettura da poco, chiaramente non conviene fare una lettura ovviamente di nuovo completa, ma si può fare appunto una lettura più mirata anche solo di 10 minuti, ma belli potenti, per andare a capire laddove questa lunazione, queste configurazioni vanno a cadere sul vostro piano natale o piano di coppia, andare a vedere dove avvengono i cambiamenti, andare a vedere quali sono, diciamo, le energie che vi stanno spronando, in quale settore, in quale situazione appunto lo stanno facendo. Quindi è una cosa importante che penso che possa essere d'aiuto per molti, anche perché me lo state chiedendo tantissimo, però chiaramente per fare delle letture complete non si possono fare in maniera troppo ravvicinata, almeno non prima di sei mesi, mentre queste invece si possono fare, perché si va solo a vedere, diciamo, quelli che sono i cambiamenti nei particolari che vengono richiesti da queste configurazioni. E allora cominciamo con la nostra bella lettura. Allora, vediamo cosa ci dicono gli angeli riguardo a questi sei mesi che si aprono, oltretutto in concomitanza col portale 7-7. E ecco, questa è una cosa importantissima, perché è coinvolto il Sirio, che è appunto un'energia potentissima, un sole
Un sole, Sirio è proprio come se fosse veramente un punto di luce estrema. Quando si connette, quando ci si connette a Sirio, ecco, anche queste sono configurazioni importanti che vanno a operare dei cambiamenti nella nostra vita. Ovviamente, come dico sempre, l'anima dispone delle energie, ci dà delle occasioni, ma siamo sempre noi che possiamo scegliere di dire di no o di dire di sì. Quindi questa è la cosa importante. Non è che se adesso arriva la lunazione cambia tutto automaticamente. Arrivano delle occasioni, ma noi possiamo aver fatto il lavoro precedente, quindi siamo pronti a dire di sì. Oppure chi non ha fatto il lavoro precedente, chiaramente per le sfide precedenti, può arrivare che magari non si sente per paura, per qualsiasi tipo di motivo, può dire di no. Siamo sempre noi che possiamo scegliere, scegliamo la nostra vita, è proprio per questo che io dico sempre, io posso leggere le energie e le occasioni che l'anima vi manda, vi posso indirizzare in base a quelle che sono le occasioni dell'anima, ma poi siete sempre voi, siamo sempre noi che abbiamo l'ultima parola. Questa ultima parola non si può prevedere, siete sempre, come dire, quando io dico non leggo il futuro, ma leggo le energie. Ecco, vi posso dire, guarda che l'occasione in questo momento è questa, l'anima ti chiede di fare questo, questo, quest'altro, tra di voi c'è questo blocco, però ecco, quello che poi voi deciderete di fare di questa situazione, ecco, quello dipende da voi. Proprio per questo che non facciamo divinazione assolutamente, ma diciamo, ci connettiamo all'anima per vedere quali sono le proposte che l'anima ci manda e il lavoro che va fatto per poter appunto allinearsi all'anima. Poi noi scegliamo se fare questo lavoro o meno. Questo lo dico sempre. Allora, se no non ci sarebbe, cioè nel senso verremmo qua con già tutto fatto e quindi insomma non avremmo nessuna responsabilità, non ci prenderemo nessuna responsabilità. Invece qua a volte proprio per allinearsi all'anima, seguire quello che l'anima ci manda, ci vogliono molte vite ed è per questo che appunto bisogna fare un lavoro su se stessi costante, profondo e continuo. Allora, vediamo. Cosa ci dice l'anima? In questo momento gli angeli ci dicono che c'è, guardate, il nuovo inizio. Qua c'è un carro, eh? Il carro, oltretutto il numero 7, ci parla proprio anche del portale 77, ma ecco, questa lunazione comincia il 6 di luglio e ci parla proprio di un nuovo inizio. Qua c'è un femminile che comincia a guidare la sua vita. Siete state testate. Qualcuno è ancora nei test, ma anche solo prendendosi la responsabilità di accogliere la sfida che sta arrivando, il femminile si prende in mano proprio le redini, vedete, della propria vita. Attenzione perché questi due cavalli, che sono anima e mente, se sono allineati, quindi se è stato fatto il lavoro di equilibrio, si procede. Se invece questi due cavalli sono ancora separati, uno va da una parte, l'altro dall'altra, ovviamente si rimane fermi. Quindi no, anche qui non è detto che per tutti si cominci proprio a, come dire, a sbloccare delle situazioni. Dipende dal conducente. Il conducente siamo sempre noi che possiamo scegliere sì o no, eh? E quindi guardate, nuovi inizi, guarda, incredibile, qua veramente abbiamo detto che proprio la rivincita, il riscatto del femminile, un femminile che probabilmente, io parlo soprattutto di fiamme, ma ovviamente anche di altre relazioni, spesso è in un femminile disequilibrato, quindi troppo passivo, troppo pauroso, cedo la mia volontà, cedo il mio valore pur di avere qualcuno che mi sostiene dal di fuori, un femminile ferito. Qui il femminile comincia a prendersi in mano le redini della propria vita per manifestare la propria benedizione sulla terra. Guardate, qua l'anima comincia. Attenzione che il femminile è l'anima. Se il femminile è cioè è nel riscatto, vuol dire che l'anima comincia a proprio collettivamente a trovare la vibrazione per poter manifestare il suo piano proprio a livello collettivo. Ma attenzione, cos'è che può bloccare tutto? L'abbiamo detto, le paure, le inibizioni. Quindi qua c'è qualcosa che ci può dire attenzione, perché tutto questo blocco, questo inizio può essere bloccato dalle vostre paure. Per questo che dico, è importante man mano accogliere le sfide che ci vengono proposte dall'anima. Se diciamo di no una volta, saltiamo una tappa, chiaramente quella successiva non saremo in grado di affrontarla. Perché? Perché le vibrazioni non sono
non si fa un salto da un momento all'altro, è proprio un continuo lavoro su se stessi e la vibrazione, man mano che si pulisce l'energia, diventa più alta. Quindi le sfide che arrivano successivamente sono ovviamente conseguenziali. Perché? Perché qui siamo in un mondo in cui c'è la conseguenzialità. Però perché? Perché siamo noi che siamo graduali, che siamo noi che abbiamo bisogno di tempo per guarire le nostre ferite. L'anima sarebbe già perfetta, avrebbe già compiuto se stessa. L'anima è punto. Ma siamo noi che andiamo a scandire con questo sì, però, ma poi, e quando, e poi ho paura che... Ecco, tutte queste cose qui bloccano l'anima. E quindi vediamo che cosa ci porta questa lunazione. Guardate, possibilità infinite, laddove l'anima manifesta se stessa non ci sono limiti, i limiti li mettiamo noi con le nostre paure, guardate, sì, però ecco, sono possibilità che sono offuscate da quelle che possono essere appunto le paure, quindi le nostre paure possono andare a bloccare quella che è il cominciare una nuova fase. Guardate il numero 10, qua c'è proprio il senso di seguire vie sconosciute, ancora sconosciute, del mare, inesplorate. Ecco, un mare inesplorato si apre di fronte a noi. Siamo pronti a prendere questa barchetta o siamo ancora lì, oddio, e poi lui cosa fa, e se poi io vado, faccio questa cosa, lui poi invece, ecco, tutti questi blocchi della mente che sono appunto le nostre zavorre, quelle che ci impediscono di procedere. E qua valletto di fuoco, qua l'anima crea o l'anima vi fa ancora vedere le ferite, siamo sempre qua, dipende da voi. Qui l'anima mi sta dicendo, arriva la scintilla creativa, il fuoco dell'anima è creazione, il fuoco della mente è blocco. Quindi dov'è il nostro fuoco? Perché questo fuoco vuole manifestare, appunto, essere casa, manifestare qualcosa che ci parla di un'unione che diventa casa, un essere casa l'uno per l'altra. Quando parliamo di fiamme, ma anche di altre situazioni di relazione, ognuno nella sua vibrazione, nella sua frequenza, ecco, c'è qualcosa che comincia per poter creare, per diventare casa, per essere casa e per fare casa insieme. Siamo pronti? Dipende dalle nostre paure, dipende da quanto abbiamo pulito il nostro specchio. E qua mi sta dicendo amore o morte. Ecco, per qualcuno c'è ancora da combattere, qualcuno c'è ancora il conflitto che deve essere superato per poter vivere una situazione di latte e miele. Guardate, per molti, ecco, in questi 6 mesi si apre un essere casa. Attenzione che il cancro è proprio il cosignificante della quarta casa astrologica, ci parla proprio della casa, dell'affettività più profondo, della famiglia, dell'essere casa, del fare casa. Ecco, per qualcuno si crea questa situazione, quindi congratulazioni per coloro che in questi 6 mesi avranno veramente, come dire, la stabilità interiore di essere casa, in modo che il maschile possa fare casa. Quindi ecco, insomma, c'è proprio il completare il femminile, entra nella sua missione, entra nel suo potere, entra nel suo valore e diventa casa senza giudizio, senza amore, ma senza svendere se stessa, ma senza accettare, ma senza mendicare l'amore, anzi imperatrice, regina di se stessa. E questo appunto fa del proprio maschile imperatore e re. Quindi qua c'è latte e miele che arriva per potersi manifestare. E quindi appunto attenzione che per qualcuno allora tanti mi dicono, ah sì, però tu hai detto questo, però a me succede invece il contrario, perché sei qua, non è che dipende da qualcun altro, sempre prendersi la responsabilità della propria energia. E quindi qua mi sta dicendo, la luce arriva per manifestare se stessa, guardate, qua c'è l'anima che manifesta se stessa, anima, sole e luna vengono alla manifestazione, se glielo lasciamo permettere, chiaramente, perché l'anima non obbliga a nessuno, l'anima propone e poi... Chiaramente siamo noi a accettare o meno la proposta. E qua mi sta dicendo, sei allineata all'anima, qua c'è la comprensione profonda, qua c'è il femminile che entra nelle vibrazioni dell'anima. Se sei in vibrazione animica, chiaramente, ecco,
Probabilmente, guardate, qua c'è Dead and Magic, dopo la morte, dopo la sfida, dopo la prova, dopo l'esame, dopo, ecco, diciamo, magari aver lasciato andare la propria fiamma, arriva la magia. Ma solo, qua c'è l'undice, la manifestazione proprio di questo allineamento animico, ma solo se questa luna ormai è entrata in allineamento con la mente. E allora, magari abbiamo affrontato la morte, nel senso, tra virgolette, quella che abbiamo percepito anche come morte, la sofferenza, ora comincia la magia, ma solo se la parte precedente è stata portata a termine. Infatti, qua mi sta dicendo, una sinfonia incompiuta finalmente comincia a compiersi, e quindi si compie in questi 6 mesi. Guardate, tante unioni, tanti incontri, proprio, diciamo, anche solo non di fiamma, anche incontri importanti della vostra vita, quelli che servono, possono essere anime gemelle, possono essere anche relazioni karmiche, però ecco, per qualcuno ci sarà anche una fiamma gemella, ma ecco, c'è la relazione in cui puoi riscattare la tua energia femminile animica, ognuno a suo modo, perché ovviamente nelle situazioni karmiche c'è il karma, ma ecco, possiamo cominciare a innalzare la vibrazione. Ecco, per qualcuno questo comporterà che cosa? Andare a lavorare. Allora, prima di tutto ci possono essere appunto delle prese di posizione veramente concrete, quindi qua ci possono essere veramente delle separazioni, separazioni, situazioni che finalmente vengono compiute con, si spera sempre appunto, senza creare ulteriore karma, e quindi ecco, le maschere sono, grazie a un lavoro costante e continuo e senza fine, ecco, fin quando siamo su questo piano non possiamo dire di aver risolto tutto, quindi siamo sempre comunque, diciamo, nel lavoro di allineamento all'anima. Ecco, però, ecco, queste maschere vengono riequilibrate, quindi anche se ci sono situazioni di relazioni tipo karmiche, chiaramente, che sono più complesse, perché c'è il, non complesse, no, nel senso che sono più dolorose, diciamo, in questo senso, perché è vero che la fiamma è molto dolorosa, ma perché ognuno vede le sue ferite, non è l'altro a ferire, l'altro mette in atto dei comportamenti di per sé non offensivi e dolorosi, ma che vengono percepiti, grazie alle ferite che abbiamo dentro, proprio come dolore e sofferenza. Ricordatevi che la fiamma non vi fa mai violenza. Se siete fiamme e c'è una situazione di violenza, oppure un'energia molto bassa, evidentemente, ecco, il lavoro da fare è veramente molto, e ricordatevi che ci vogliono più vite per le fiamme, per mettersi, diciamo, nella situazione di innalzarsi a livello di energia sacra. Anche se siete fiamme, ecco, la fase karmica iniziale va smaltita, ed è proprio quella che è dolorosa. Se, ecco, io dico sempre, la fiamma maschile non è mai violenta, mai, se ovviamente siete nell'ultima incarnazione. Probabilmente potrebbe anche esserci, ma ecco, vuol dire che l'energia è veramente troppo bassa, e quindi chiaramente il lavoro da fare è ancora molto, ma molto lungo. Quindi qua mi stanno dicendo, ecco, se ci sono delle relazioni in cui c'è karma, ecco, se sono situazioni karmiche, qua c'è proprio lo smantellamento, andare a cercare un proprio equilibrio. Ognuno troverà il suo, se siete fiamme, chiaramente qua c'è un lavoro da fare che avete fatto magari in anni, e quindi queste maschere vengono ancora alla luce, se ci sono ancora le paure. Quindi c'è ancora da lavorare per chi è in questa situazione, o situazioni karmiche, o anche anime gemelle, ma fiamme che sono ancora nella paura e nel dolore, e allora qui dovranno ancora occuparsi di tutto questo con un lavoro importante. Per altri invece si compie l'unione definitiva, che poi porta ovviamente alla missione di coppia, a innescare la missione di coppia. Quindi ecco, questo mi sta dicendo, ecco, re di terra, qua c'è un maschile che arriva per creare l'unione, guardatela qua, se ecco, tutto è stato superato, gioia e giubilo, guarda qua, se tutte queste paure sono state superate, questo lavoro di equilibrio è stato fatto, esattamente, c'è l'esplosione. Guardate quanto è incredibile, ci fanno vedere proprio il senso del unione, meraviglia, nuovi inizi, ma attenzione a questo, stessa cosa, qui meraviglia, il maschile arriva, crea unione. Ma attenzione a essere troppo nella mente, quindi qualcuno può rallentare questa fase se sta ancora troppo nella mente. Siamo sempre noi a creare le nostre situazioni.
Allora, vediamo un po'. Guardate qua, c'è il maschile è pronto. Allora, qua il maschile è pronto. Attenzione, è pronto a manifestare ciò che voi state creando a livello energetico. Quindi, se siete nelle paure, chiaramente che il maschile, questo pronto, non può essere ancora. Quindi, magari agirà, ma agirà ancora con delle paure. Se siete fiamme, siete specchi. Se siete in relazioni karmiche, chiaramente le paure, le ferite ci sono ancora per entrambi. Quindi, questo maschile è pronto a creare un'energia di unione, chiaramente per superare delle lezioni. Quindi, anche qui, ecco, più che amore, io dico, è karma, però ecco, diciamo che il maschile è pronto, il maschile è, guardate, no vabbè, no, allora, incredibile, qua mi sta dicendo il maschile è pronto proprio per svolgere la sua missione, quindi qua vi confermo le fiamme gemelle che sono pronte in 6 mesi avranno l'unione definitiva. Ecco, questo è quello che ci dice l'essere casa. Se ci sono ancora troppe paure, luna ha una vibrazione bassa, paure, emozioni, alti e bassi. Se invece questa luna è alla vibrazione alta, è anima e allora c'è l'unione definitiva delle fiamme. Oppure, guardate, unione, creazione di qualcosa di meraviglioso. Attenzione che anche qua mi sta dicendo, se sei ancora una fiamma che sta sacrificando se stessa, che è nell'energia bassa del mendico l'amore della mia fiamma o mendico l'amore, l'attenzione del mio maschile, perché ci sono ancora delle ferite, qua c'è proprio il senso delle vestigia antiche. Che questo vuol dire che sono blocchi karmici forti, potenti, che ancora, nonostante sia passato il loro tempo, sono ancora visibili e potenti nella nostra civiltà, ecco, nella nostra vita di tutti i giorni, ecco, ci sono ancora queste cose che devono essere viste con la giusta luce, cioè sì, è qualcosa del passato che ha avuto importanza nel passato, ma ora non ce l'ha più. Ora la guardiamo con gli occhi. Diciamo gli occhi proprio di occhi dell'equilibrio, di che diamo il giusto valore alle cose, non trasciniamo delle situazioni dolorose del passato continuando a perpetuarle perché non riusciamo a vederne, diciamo, lo scopo di quando è arrivata era proprio là, il superamento di una lezione. Ora basta, ora si deve dare la giusta luce. Quindi anche qui mi sta dicendo il maschile è pronto a manifestare l'unione. Quanto sei ancora legata femminile al sacrificare se stessa, non vedere il tuo valore, rimanere attaccata a degli schemi di relazione 3D, schemi di relazione in cui il femminile è comunque non ha non è nel suo valore, non è nella sua forza, nella sua potenza, e quanto c'è ancora questo sacrifico ciò che voglio perché almeno lui al mio fianco. Ricordatevi che state creando un maschile che non è imperatore, se state ancora nel no, nel vostro affermazione del no, vostro non valore. E quindi chiaramente, ecco, sta succedendo tutto questo. Sta a noi decidere se questo riscatto c'è o se sto ancora nelle mie paure, se questo maschile può creare l'unione o se ancora mi sto mendicando la sua presenza, quindi chiaramente mi darà il valore che io mi sto dando, quindi il valore di una persona che sta mendicando. Sei un mendicante, bene, ti tratto proprio come un mendicante. Sei una regina, ti tratto da regina. Sei un'imperatrice, ti tratto da imperatrice. Quanto sono ancora presenti queste rovine del passato, questo karma? Lasciamo che l'anima le illumini e prendiamoci il nostro posto. Il nostro posto, il nostro valore nella nostra vita, prima di tutto, e poi lo vedremo riflesso chiaramente nelle nostre relazioni, nella vita di tutti i giorni. Allora, divine divine, io come sempre vi ringrazio, un abbraccio e a presto.